Il 2 giugno Voghera, o meglio la città di Voghera, compie 250 anni. È questa la ricorrenza che si appresta a celebrare il capoluogo dell'Oltrepò nel giorno della Festa della Repubblica. Era infatti il 2 giugno 1770 quando Carlo Emanuele III di Savoia concesse il titolo di città all'antica Iria. Circa un mese prima, l'11 maggio, cogliendo l'occasione da una lite tra il feudatario, il marchese Alfonso dal Pozzo e la comunità locale, il re di Sardegna lo acquistò per 300.000 lire piemontesi. Sono tante le similitudini tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, con il periodo attuale che ci vede impegnati a sconfiggere una terribile pandemia mondiale che non ha risparmiato la nostra città. Allora furono poste le basi della trasformazione del Piemonte in stato moderno. Allo stesso modo, dopo questo grande periodo di emergenza, sono sicuro che la nostra nazione e Voghera potranno costruire un periodo di nuova prosperità. Con questo video, perché purtroppo l'emergenza sanitaria che ci ha colpito non ci permette ad ora di organizzare eventi di altro tipo, noi vogliamo ricordare questo momento, vogliamo risvegliare nei nostri concittadini vogheresi un forte sentimento per tutti gli anni di storia che ha alle spalle la nostra città e soprattutto l'auspicio e un augurio affinché questo momento, questo 2 giugno 2020 possa essere, anche dopo quello che abbiamo passato in questi mesi, una ripartenza, una sorta di anno zero per vedere ancora di più rifiorire la nostra città. In questi giorni potrete iniziare a vedere dei banner esposti in dei punti delle sedi principali, dei palazzi istituzionali della città e agli ingressi di Voghera, dei banner che vogliono ricordare questo anniversario, per lanciare proprio il messaggio che la cultura non si ferma e soprattutto che questo anniversario l'amministrazione e tutti i vogheresi non se lo vogliono dimenticare e anzi se lo ricordano ancora con maggiore forza.